Pecorino, è arrivato il quarto gol in questo campionato, ma non è bastato. A un certo punto la strada sembrava in discesa, però poi il Catania non è stato capace di dare la spallata probabilmente alla Cavese nel momento culminante del match. Sì, loro sono una buona squadra, l'hanno dimostrato, anche se ultimi in classifica, anche se non lo dimostrano. Hanno certi individui veramente forti per la categoria. E hanno dato tutto, come sia anche normale. Però noi dovevamo fare meglio, però il campo è stato quello che è, un campo molto pesante dove non si poteva giocare molto bene a calcio. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e non è bastato, quindi dobbiamo cercare di andare avanti e andare questa settimana ancora più forti per queste due trasferte che ci aspetteranno e saranno molto complicate. Con Matino e De Franco, la coppia di centrali della Cavese era molto forte, prestante da un punto di vista proprio atletico. È stata particolarmente dura per voi lì davanti oggi. È stata una partita molto. Abbiamo lottato lì davanti, abbiamo fatto a sportellate, però quello che succede dentro il campo poi resta lì. Dopo i 90 minuti finisce tutto. Loro una buona coppia centrali e abbiamo cercato di fare il massimo. Ho cercato di andare al gol, di andare nuovamente al gol e cercato di fare quello che era meglio per la squadra. Ha cambiato nuovamente il partner al tuo fianco, in prima linea, da Reginaldo a Sarao ad Emmaus. Cosa cambia? Ma non cambia nulla perché tutti i miei compagni abbiamo l'unico obiettivo, quello di vincere. E ovviamente potrebbe cambiare il modo, non il modo di giocare, ma le caratteristiche dei giocatori. Però non cambia nulla perché siamo tutti veramente forti lì davanti. Qual era l'atmosfera nello spogliatoio, al di là del fatto che Mister Cristaldi ha detto comunque un Catania che in 9 ha concluso cercando anche una vittoria che a quel punto era davvero molto difficile da centrare, ma il messaggio che vi siete dati qual è? Ma il messaggio è di ormai è finito e cioè non si può tornare più indietro e dobbiamo cercare di pensare ormai alla Viterbese, che sarà una trasferta durissima, come hanno vinto 3-2, sono una buona squadra. Dobbiamo cercare di riprendere tutte le energie più possibili e stare sul pezzo. I tuoi occhi e il tuo tono di voce ci lasciano capire che aver segnato oggi conta molto poco per te, però sono già 4 i gol con la maglia del Catania, stai crescendo, sei cresciuto e ti sei dato un obiettivo a breve scadenza. Il mio obiettivo è di fare la prestazione, di giocare per la squadra, poi il gol arriva, sono un attaccante, per me il gol è l'ossigeno, quindi è sempre bello fare il gol, però se non arriva il risultato, quello che volevamo tutti insieme, sicuramente non festeggio, diciamo, non sono molto felice. Un messaggio che vogliamo dare ai tifosi che sono magari un po' delusi in questo momento. Il messaggio è che ce la metteremo tutta e ce la stiamo mettendo tutta di cercare di fare delle cose in grande. Tutto qui non dobbiamo giocare partita dopo partita e guardare i risultati. Grazie. Una buona serata.